Infatti nella testa mi sono detto non dire così. Ok, detto. Ok. Ciao ragazzi, oggi vi parlerò di un argomento che punta dritto al cuore. Ho già spiegato varie volte che cosa succede quando ci si innamora. Oddio, quanto mi manca! Oddio, c'è qualcosa che si muove nella mia pancia! Saranno le farfalle nello stomaco? Forse la fame. No, saranno le farfalle nello stomaco! Oddio, ma sarò veramente innamorata? Non è grave, capita a tutti prima o poi. Nei commenti spesso mi domandate se io sia innamorata oppure no. Ecco, nel libro Il mio anno pazzesco vi racconto ciò che mi succede quando incontro il ragazzo che mi piace, quando lo stalkero sui social o quando lo incontro casualmente per strada. Casualmente. Ecco, inizio già a diventare rossa. Si vede? Quando incontro un ragazzo che mi piace, io arrossisco subito, ma non in modo carino come nei cartoni animati. No! Divento più rossa di un peperone che cucina mia nonna a Natale. Questo mi succede anche solo se incontro un ragazzo carino. Faccio molta fatica a trovare una persona che mi faccia stare bene veramente, che abbia un bel carattere e che mi renda felice. Ma se un bel ragazzo mi sorride, inizio a sognare come una bambina di 8 anni. Ha degli occhi bellissimi e mi ha guardata. Sposiamoci! Forse mi piace l'idea di essere all'interno di una fiction argentina d'amore. Ma vi faccio un esempio. Una volta sono andata a Gardaland e ho incontrato un ragazzo bellissimo, di cui non sapevo nulla. Avevo semplicemente capito che era lì insieme al campo estivo, perché aveva la maglia uguale ai suoi amici. Quindi ho iniziato a fare qualche ricerca su Instagram e dopo un po', bingo! Ho trovato il suo nome, il suo cognome, il suo segno zodiacale, il suo cane, i suoi amici e la scuola in cui andava. Con quelle informazioni non avevo intenzione di fare nulla. Mi rendeva semplicemente orgogliosa il fatto che fossi riuscita a trovarlo. Ma non è finita qui. C'è un altro ragazzo che ha occupato pagine e pagine del libro e anche un posto nel mio cuore. Capelli neri, occhi azzurri. La prima volta l'ho incontrato al supermercato, la seconda davanti alla scuola di mia sorella. Incredibile! Ho iniziato a fare alcune ricerche e ho scoperto che era figlio di un'amica di mia madre. What? Da quel giorno le ho provate tutte, ma non riuscivo mai a parlargli. Mi capitavano sempre situazioni imbarazzanti oppure cose che mi allontanavano sempre di più dalla mia preda, cioè dal ragazzo simpatico e carino. Sì, quello. E che dire, alla fine ce l'ho fatta, sono riuscita a parlargli e anche ad uscire insieme. Ma mi fermo qui, se no vi spoilerò troppe cose. Insomma, leggete il libro. Vi dico solo che troverete molte volte questo nome. Inizia con la A e finisce con la O. E non è Alfredo, e nemmeno Alberto.